compagnia di Enrico Stefano, anche lui dotato del cartello Lascia la doppia. Enrico Stefano, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che pare appunto si sia occupato della vicenda. Sì, mi sono occupato di trasporti, di mobilità e anche di questa vicenda, che rappresenta forse, se vogliamo, un po' il concentrato di come non sia stata gestita la nostra città negli ultimi decenni, e soprattutto non è stato gestito il problema delle automobili. Sappiamo tutti che a Roma c'è un numero eccessivo di automobili, parliamo di 700 automobili ogni 1000 abitanti, e questo chiaramente non è mai stato contrastato in maniera efficace. Ancora ad oggi, ancora adesso, alle nostre spalle abbiamo le automobili che praticamente fanno quello che vogliono. In questa via più volte, anzi molto spesso, addirittura gli autobus dell'ATAC sono costretti a deviare il proprio percorso a causa della sosta selvaggia, delle macchine parcheggiate male in doppia fila agli angoli delle strade, e questo non è più accettabile. Non è accettabile che il trasporto pubblico, che quindi è esercitato nell'interesse collettivo, nell'interesse della collettività e pagato ovviamente da tutti i cittadini, debba soccombere al trasporto privato, alla prepotenza di qualcuno, all'arroganza di qualcuno, al mancato rispetto delle regole. Approfittiamo, diciamo, della dimensione non municipale ma comunale, insomma, di Enrico Stefano, con l'incarico che ha avuto come consigliere, e gli chiediamo anche un piccolo pronostico, insomma un'opinione su come si sta svolgendo la campagna elettorale per le amministrative a Roma. Beh, diciamo, manca ancora tanto al voto, perché sembra che si debba votare ai primi di giugno, quindi fra 3 mesi, quindi ancora fare previsioni. Ancora non è stato deciso quando? No, ma ancora il decreto ministeriale non è uscito, quindi ancora non è ufficiale, tra l'altro. Di certo, per quanto ci riguarda, noi del Movimento 5 Stelle stiamo dando il massimo, come l'abbiamo dato anche negli anni in cui siamo stati in Campidoglio, per raccogliere tutte le istanze dei cittadini e trasformarli finalmente in fatti concreti per il benessere di tutti. Grazie Enrico Stefano. Grazie a voi.